Madonna quanta luce. Ciao a tutti ragazzi, qui Blur e oggi siamo qui con un video molto, credo, corto, però un video molto importante per il canale, direi di massima importanza. Allora, quando io ho aperto il canale, inizio subito a parlarvene. In tanti mi hanno chiesto, ovviamente, Blur, ma che cosa farà? Sapete questo quando succede? Succede quando non hai un'attrezzatura e poggi la luce, che è uno spottino, sul contenitore delle proteine in polvere che è circolare, quindi non ci potrà mai stare uno spot per la luce lì. Scusate più che altro per le luci varie, ma è che non avevo luce oggi. Dicevo, in tanti mi chiedono che cosa farai con Kingdom Hearts 3, nel senso che dopo Kingdom Hearts 3 questo canale che fine farà? Voglio dire, alla fine io non sono un tipo che è congeniale a certe cose, quali parlare delle news di un videogioco, parlare delle teorie di un videogioco, farci video sopra, quindi diciamo che Kingdom Hearts 3, come qualsiasi altro gioco, o me lo vedete portare o non me lo vedete portare. La cosa è questa: io capisco la domanda, capisco che molte persone mi chiedano che farai con Kingdom Hearts 3, lo porterai in streaming, soprattutto con l'exploit che sta avendo adesso Twitch tra gli youtuber italiani. Però ragazzi, non c'è un modo in realtà carino per dirlo, perché no. No, io non porterò mai Kingdom Hearts 3. Cioè, quando io accenderò la PlayStation 4 e giocherò a Kingdom Hearts, la mia prima run, appunto, non so se no come chiamarla in italiano, quindi la prima volta che io giocherò tutto il gioco, sarà da solo, davanti alla TV, tirato a 48 ore di fila, magari in una stanza scura, con il cibo da asporto e le candele accese, come ho sempre fatto per i giochi a cui tenevo veramente. Perché è così che si fa, perché oramai le persone si sono dimenticate. Ora io parlo a quelli della nostra età, però arrivo anche a quelli un po' più piccolini. Oramai noi ci siamo dimenticati cosa si provava quando i giochi della PlayStation 1 andavano, no? Che non si bloccava lo schermo. Ci siamo dimenticati proprio le emozioni, quasi, perché oramai non giochiamo più ai giochi perché vogliamo farne un'esperienza personale. Il fatto che io, quando ho aperto un canale di Kingdom Hearts 3, cioè di Kingdom Hearts, scusate, molte persone siano venute da me a dire: pensa te, anche a te piace Kingdom Hearts. Io dicevo: figa, cioè, può succedere che abbiamo gli stessi gusti, perché questa cosa, cioè, oramai siamo così tanto infognati sempre nelle stesse cose. E qui ora faccio anche una piccola parentesi su Twitch, che sembra assurdo che a uno youtuber piaccia una cosa un po' fuori dagli schemi, no? Permettetevi di generalizzare nei vostri confronti e di farvi, non dico la morale, però di prendervi un po' per il culo, no? Visto che tanto noi youtuber siamo sempre generalizzati, generalizziamo anche un po' i fan, no? Mi spiegate come avete fatto a dire a FaviJ, quando è uscito tutto il casino di YouTube, com'è possibile che io abbia letto troppi commenti sotto il suo video che dicevano: la verità è che ci siamo rotti i coglioni, oh, di voi youtuber, di sempre gli stessi contenuti. Basta, avete finito, siete passati, oramai stiamo andando oltre. E poi vedo il botto di Twitch, tu entri su Twitch e c'è solo FIFA, Fortnite, FIFA. Ma come cazzo fate a volte di certe cose? Nel senso, ora io so che magari non siete voi, appunto ho parlato di generalizzare, però, ma non mi sembra assurdo? Cioè, fa poco ridere. Quindi comunque, collegandoci appunto a Twitch, molti mi dicono: cazzo, ma apri un canale Twitch, non sapendo che già ce n'ho uno che non verrà mai spammato qui, non lo spammerò mai da nessuna parte. Pensate che ce l'ho addirittura da 5 anni, incredibile. Ci sta la domanda comunque, ci sta la risposta. Io non voglio levarmi per nessun motivo al mondo, neanche mi puntassero una pistola alla tempia, l'esperienza di gioco di Kingdom Hearts 3 a me stesso, giocarmelo zitto, giocarmelo senza la telecamera, senza dover dire a nessuno di voi: ah, guarda che cosa sto facendo, levandomi dai coglioni tutto quanto quello che è YouTube. Diciamo anche, fortunatamente in realtà, che Kingdom Hearts 3 esce anche in un periodo in cui io oramai YouTube non lo faccio più. Mi sono rotto i coglioni, ragazzi. È brutto anche, non tanto da dire quanto proprio per me è brutto, perché io ho vissuto in una realtà per anni, 6 anni, 7 anni, facciamo 4 magari se contiamo solo quelli quando è diventata un po' più seria la cosa. Solo YouTube, adesso il fatto di aver disinstallato l'app di YouTube dal cellulare, non vivendo più su YouTube, non interessandomi nemmeno più a certe dinamiche, a certe cose, quasi mi fa sentire vuoto. Io al momento non ho completamente nulla di nulla nella mia vita alla quale interessarmi. Non c'ho stimoli, non c'ho niente. Però vabbè, queste sono cose diverse. Però quello che vi voglio far capire è che oramai stiamo veramente mettendo
davanti a noi, davanti alle nostre esperienze, le esperienze degli altri, e stiamo soccombendo, secondo me, alla semplice eccitazione del momento nel vedere il tizio a cui piace il gioco farsi la run così, la blind run, no? La prima volta che gioca a un gioco e vedere le sue reaction. Ma a me che cazzo me ne frega? A te che cazzo te ne frega? Mi fermano per strada, mi dicono cazzo, bello il canale di Kingdom Hearts 3. Addirittura uno mi fa, adesso posso parlare, scopro che amici miei lo hanno sempre seguito e ora posso avere con loro delle conversazioni. E magari proprio quelle persone che fanno se lo vanno a vedere da uno streamer, che lo streamerà appena uscirà Kingdom Hearts 3. Non lo fate. Non lo fate. Non lo fate, regà, perché dovete giocarlo il gioco. Perché io sono umano quanto voi e io voglio chiudermi a fare certe cose. E regà, fidatevi che è molto più bello giocarlo un gioco che guardarlo da un altro. Poi lo guardi anche da un altro, nel senso che Kingdom Hearts 3 poi lo porterò, tanto probabilmente se ci sarà da pure da sbloccare la modalità più difficile del gioco, perché mo gli ultimi capitoli di Kingdom Hearts sono stati sempre così. Quindi magari su YouTube porterò il secondo walkthrough dopo averlo giocato per me, dopo essermi fatto le mie 90, 100, 110, 120 ore, come l'ho fatte su Metal Gear 4, come l'ho fatte su Final Fantasy 15, Final Fantasy 13 e altri 1000 giochi che mo non mi vengono, mi sono venuti in mente più recenti, perché così deve andare. E quando uno vi dice no, a me piace giocare in live, dice una cazzata e la dice non in malafede, ma la dice a se stesso la stronzata, perché regà, detto da uno youtuber che un po' di esperienza ce l'ha, è diverso a prescindere giocare un gioco da soli o giocare un gioco in stream anche per la prima volta che ti piace. Tutto qua. Kingdom Hearts 3 è questo per me, è un gioco che ho aspettato dal 2006. Dal 2007 l'ho finito per la prima volta nel 2007, il 2 sono usciti tanti capitoli, ma dopo il 2 c'era già la cosa in bocca del 3 e ora che sta uscendo me lo voglio gustare. Quindi per quei giorni, quella settimana, quelle 2 settimane in cui io mi chiuderò al gioco, non esisterò. Però Kingdom Hearts 3 poi lo porterò. Magari, ecco, l'unica cosa che farò è quando ci sarà verso il finale, accenderò la macchinetta e mi registrerò per una cosa mia, magari la caricherò anche su YouTube, ma ecco, sarà come se la macchinetta non esiste. Non esiste, è proprio per avere un ricordo mio. O magari quando ci sarà l'opening iniziale, appena metto il gioco e parte il filmatone, quello bello, con la musica mi registrerò solo per mettere i miei primi 3 minuti e 21 secondi, non so quanto durerà, di Kingdom Hearts 3 solamente sull'opening, solamente io, la mia faccia, che piange principalmente. Basta. Io raga vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, mi raccomando, più che altro lasciate un commento, parliamone, fatemi sapere anche voi come ve la gestirete, che cosa farete, io vi ho dato dei consigli, vi ho detto un po' quello che farò io. Questo in realtà è un video molto importante perché mi rendo conto che il canale basa Kingdom Hearts e quando uscirà il 3 tutti staranno su di me a vedere che cosa farò e io completamente non farò nulla, non vedrete nulla da me probabilmente. E niente raga, fatemi sapere appunto con un commento. Dai, ci vediamo, ciao, mercoledì e venerdì, spero perché c'ho problemi e dovrò stare tipo a volte in ospedale tra lunedì e martedì, però vabbè, a parte quello, dai, mi raccomando, mercoledì e venerdì dovrebbero uscire gli altri episodi del walkthrough di Kingdom Hearts 2. Ciao belli, ciao, e mi raccomando sempre, siate positivi e soprattutto siate utili, a differenza di chiudetela voi. Ciao.